Eccomi di nuovo, ciao, sono Graffitica Beatrice, mi vergogno. Allora, scusate, ho chiuso la porta. Sono Graffitica Beatrice, come già sapete faccio grafica, un po' di tutto insomma, e adesso un po' di tempo mi sono dedicata alle manipolazioni, che mi piacciono molto e sono molto soddisfacenti. Oggi vi voglio fare una nuova manipolazione dove avremo questa bellissima bambina come soggetto. Allora, prima di tutto apriamo un file nuovo e optiamo per queste misure 2300 x 1500 pixel, 300 di risoluzione, il colore. Prendiamo questo verdino qui che è C3CFAD. Di solito il colore lo prendo in base al lavoro, però non sempre. Ok, creiamo il nostro bel livelluccio nuovo. Andiamo a prendere ciò che ci serve. Allora, prima di tutto andiamo a prendere questa immagine, Forest, la sistemiamo sul lavoro, ovviamente. Ok, applichiamo, restizziamo il livello perché quando si importano da qua, inserisci incorporato, l'oggetto è un oggetto avanzato e quindi bisogna rasterizzarlo perché sennò non si può lavorare tantissimo sopra. Fatto ciò, andiamo a prendere la seconda immagine che è questa e la sistemiamo anche lei, la mettiamo sotto, chiudiamo questo momentaneamente, anche questo rasterizziamo il livello, applichiamo una maschera di livello, dovete optare per questa sfumatura, vale a dire nero e trasparente. Ok, ed eliminiamo gli alberi in questo modo. Tira, tira, tira. Ok, va bene. Riapriamo questa, che questa va sotto, a dire la verità, non il contrario. Ok. Allora, ci portiamo su qui e sistemiamo un po' l'erba più giù. Ok? Benissimo. Ora applichiamo la maschera qua. Ok, con lo strumento lasso selezionate questo piccolo tronchettino. Modifica, riempi in base al contenuto normale e voilà, il tronchettino è sparito perché ci dà molto fastidio. Ok? Adesso andiamo a prendere l'altra immagine che è questo bel cavallino. Ok? Lo posizioniamo dove ci interessa e a noi interessa metterlo esattamente qui, più o meno. Ok, per ora piazzo tutte le immagini, poi vi faccio vedere una a una che cosa facciamo. Inseriamo altri incorporati, prendiamo questo albero, alberi. No, invece no, lo apriamo normalmente questo, perché se lo apro normalmente, siccome che lo devo usare più di una volta, quantomeno, ok? Non c'è bisogno di aprirlo ogni volta. Tranciamo l'albero che ci serve, lo selezioniamo e lo trasciniamo sul lavoro qua. Ok? Trasciniamo sul lavoro, lo rimpiccioliamo un po', lo solleviamo però capovolto così. Lo piazziamo qui, lo impiccioliamo ancora un po'.
così ci va bene. Lo duplichiamo e lo mettiamo sdraiato un'altra volta. Dietro il cavallo però, questo qui va dietro il cavallo. Ok? Più o meno così. Vediamo un po' perché l'ho fatto troppo piccolo. Ok, ovviamente applichiamo la maschera e eliminiamo qua, perché non è che il cavallo c'è in mezzo alle gambe, i rami, e cancelliamo questi ramoscelli. Ok, perfetto. Adesso applichiamo la maschera, perché qua mi sembra che non abbiamo fatto più niente. Lo allunghiamo un po', questo tronco, poco poco, e lo facciamo un po' più spesso. Così apriamo anche in questo caso questo qua, perché dobbiamo usarlo più di una volta. Selezioniamo questo, lo trasciniamo sul lavoro. Nodo, perché sennò ci sballa tutto. Allora, come vedete, io mi sono messa su questo, l'ho messo sopra questo tronco, perché adesso noi clicchiamo col destro e facciamo cremaschera di ritaglio. Ok, lo duplichiamo, eliminiamo, quindi rilascia la maschera e lo posizioniamo dietro l'albero, più o meno così, direi. Lo distorciamo un po', quindi distorci. Ok. Ci posizioniamo su quest'altro albero e usiamo questo qua, così, e lo trasciniamo sempre sul lavoro anche qui. Crea maschera di ritaglio. Ok, e così lo mettiamo. Lo duplicate, rilasciate la maschera e lo posizioniamo più o meno qua, in questo modo. Allora, in questo albero abbiamo visto che c'è un pezzo di tronco che si vede qui. Quindi andiamo con la gomma e lo tiriamo via, non ci serve, non si deve vedere. Ok? Ora stiamo un po' più avanti, magari. Ok. Ora riprendiamo l'albero, questo qua, e lo trasciniamo. Questo va sopra. Bello, ordina, primo piano, e lo curviamo così, e lo piazziamo qua. Ok? Mette solo questo bene qua, si deve vedere ma non si deve vedere praticamente.
Ok, mi riporto su questo perché mi sembra troppo grosso. Avviciniamo un po'. Duplichiamo sia questo che questo perché ci servono entrambi. Lo curviamo, lo rimpiccioliamo, lo mettiamo dietro qua. Ci liscio, curva un po', lo mettiamo qui. Ok, ma questo albero va messo più giù, secondo me. Non si deve vedere tantissimo, eh. Inceniamo qui. Duplichiamo questo, che rimane sempre appunto un livello, e lo mettiamo qua, così. Ok? Perfetto. Ritorniamo su questo albero, prendiamo sempre questo, lo posizioniamo qui e anche qui facciamo la maschera di ritaglio, se non ci piace tantissimo, però lo sdoppiamo, rilasciamo e la facciamo così che sta bene, ok? E qua ci siamo. Adesso dobbiamo prendere la bimba, la dobbiamo tubare, quindi usate appunto la selezione, questa qui, selezione strumento rapido, il più, e selezionate la bimba con il tronco possibilmente, magari non tutto, ma allora, se non riuscite a selezionare bene così al primo colpo, cosa fate? Andate col lazzo. Andate su sottrae alla selezione, selezionate dove volete eliminare la selezione, in questo caso qui. E come vedete abbiamo allineato la selezione, stessa cosa ovviamente va qui. Questo è per quanto riguarda la selezione da eliminare. Se invece vogliamo aggiungerla, sempre con lo strumento lazzo, andiamo però ad aggiungere la selezione. Quindi aggiungiamo le parti che magari in questo caso non si sono selezionate. Le ali non ci servono, quindi lasciatele pure fuori. Qui le mettiamo noi, proprio belle. Ok. Vedete, abbiamo aggiunto la selezione. Però dobbiamo eliminare qua. Quindi avvicinate un po' e eliminate questo pezzettino. Ok? Sono stata un po' eccessiva qua, aspettate. Ricomponiamo la selezione qui e questo pezzettino di abito. Questo è un modo abbastanza veloce per selezionare e deselezionare le parti che ci interessano e che non ci interessano. Qua dobbiamo tirare via questa. Ok, fate selezione a maschera. E andiamo a ritoccare magari qua, vedete i capelli che sono venuti non bene, pesante, e quindi ci metto un po' di più a pulire. Questo per quanto riguarda. Poi qua puliamo bene, a me interessano i capelli adesso da sistemare. Fate ok sulla maschera, con lo strumento lazzo andiamo a selezionare per dire qua che si è tirato via un pezzetto di mano. E col bianco, il pennello, ripristiniamo il colore. Ok? I capelli anche, l'abbiamo fatti un po' maluccio. Andiamo sempre col bianco. È proprio la spalla qua che era venuta male. Oh mamma. Stendiamo questa spallina qua, non mi piace.
No, facciamo con questo. Non è venuta proprio bene qua, eh? C'erano i capelli, facciamo così allora. Perché così non mi piace. Togliamo via questa parte qui, che dove c'erano i capelli. Ecco. Al massimo gliela aggiungiamo noi un po' i capelli, eh? Quindi. Vediamo gli altri punti però, perché qui anche qua non è venuta bene. Qua. Ok, ripristiniamo, anzi eliminiamo, che ripristiniamo, questo pezzo non ci interessa. Ok, nel complesso va bene il tubo, non deve essere specifico perché tanto non si vede benissimo poi la bambina da lontano, che è molto piccola. Cioè piccola, non è grande. Ok, applichiamo la maschera e aggiungiamo i capelli. Ah, per aggiungerli possiamo Proviamo. prendere invece un'aggiunta. Ad esempio, questo qua magari. Andiamo, selezioniamo il colore. Si capisce bene il colore sia, eh. Oh no, questo non va bene, sì, questo sotto, ok. Usiamo un altro. Perché un po' i capelli sono spariti qua, quindi dobbiamo aggiungerli, no? Se no viene male. Lasciamo prima così, che non è male, eh? Allunghiamo un po', sto facendo livello nuovo. No, questo no, perché c'è il trancio. Questo? No, no, non è facile anche trovare le cose giuste, eh? Perché sono tutti girati di là, ma ci servono di qua, tipo questo. Lasciamola così per ora, eh? Se facciamo anche dall'altro lato perché non è proprio uguale il colore. Cioè, i capelli sembrano più mossi di là che di qua. Vabbè, lasciamoglieli così, dai, non è male. Unite sotto, unite sotto, unite sotto. Ok? Così già è un po' meglio di prima, eh? Prendiamo la bimba, la spostiamo. Ovviamente sarà da ridimensionare perché è enorme. La dobbiamo mettere dietro il cavallo e dietro l'albero. Avvicino, ancora è troppo grande, cioè grande ancora. Così dovrebbe andare bene. Dobbiamo prendere però questo albero. Con i vari e avvicinarlo a questo, no, non è questo, ho sbagliato albero, eh. Questo e questo. E questo andrebbe sopra la bambina, eh. Sopra la bambina. Beh, qua. Ma sotto l'albero, ok? Così per l'esattezza e va bene. Allora, siccome questo tronco è diverso rispetto all'altro, cosa fare? Allora, prendiamo questo,
Allora, lo mettiamo più o meno. Così. No, si vede troppo. Siamo una bambina, un po' di qua. Ok, così ci va bene. Ci mettiamo sulla bimba la maschera e cancelliamo leggermente il trucco che non ci serve, perché non ci serve. No, però attenzione, c'è la bambina, eh. Devo cancellare il tronco con la bambina. Ok. Questo tronco mi sembra sempre sballato, non mi piace. Facciamo, storci un po'. Ok, già così va meglio. Ok, per ora va bene così. Ok, facciamolo così. Qui. Questo qui lo cancelliamo un po' con la bruma, ma c'è anche il sotto. Ok, cancelliamo un po' con la gomma. Prendiamo un'altra di queste edere, per esempio questa, che si vede selezionare. Trasciniamo. Un lavoro, lo pizziamo qua, ovviamente una cosa grossa, piccola, così, ok? E lasciamoli così. Lo duplichiamo, lo voltiamo, cioè lo riflettiamo, lo mettiamo. Così, ok. Ora, sempre andando su questi, selezioniamo questa, la trasciniamo sul lavoro, la giriamo, usiamo il distorci. E lo distorciamo, dobbiamo metterlo sotto il cavallo questo, eh? Qua. Scala. Ok, duplichiamo, modifica, trasforma in orizzontale, lo mettiamo prima, no, facciamo un riflesso così, ok, facciamo un po' di storci, lasciamo così. Ok, e qua ci siamo. Adesso aggiungiamo le alette alla bimba, quindi andiamo ad aprirle, che sono qui. Selezioniamola. Ok, e lo trasciniamo sul lavoro. Dietro la bimba, ovviamente va rimpicciolito perché sono troppo grandi, e le mettiamo così.
questo caso possiamo unirla alla bimba, perché tanto la applichiamo e qua unisci sotto, così spostiamo anche la bimba se ci serve. Più piccola questa bimba, mi sa che è orfana. Ok, qua ci siamo. Va bene, qua abbiamo composto tutta la nostra immagine. Adesso dobbiamo fare le ombre, le luci e quant'altro. Quindi, prima cosa da fare è scurire lo sfondo dietro, quindi luminosità e contrasto. Ok, stessa cosa per l'erba, luminosità e contrasto. Ok, adesso come vi dicevo, per chi ha visto il mini tutorial delle basi, diciamo delle manipolazioni, è meglio dividere in gruppi diverse cose. In questo caso è un po' un casino, perché ci sono tutti sparsi. Però io, per esempio, devo dividere, cioè dovrei unire tutte queste qua. Eh sì. Allora, uniamo. No, non posso unire niente, qua non posso fare niente. Dobbiamo scurirli man mano perché sennò è un casino. Allora, luminosità e contrasto qui, io ne ho per ordine. Ok. L'albero. Possiamo mettere qua che si scurisce tutto perché sono uniti. Quindi vai e scuriamo anche l'albero, che questa è la parte scura del bosco, quindi deve essere tutto più scuro. Bla 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 bla. Ok, scuriamo quest'altro albero, quindi luminosità e contrasto anche qui. Ricordatevi di tirare via la freccia, se no scurite tutto. Potrebbe anche andare bene, ma non sempre. Il cavallo pure, dobbiamo rasterizzarlo pure. Luminosità e contrasto. Scusiamo un po' il cavallo, non troppo. Comunque il cavallo poi viene messo in evidenza, comunque sappiamo. Allora, questi sono quelli per terra, quindi questi due li possiamo unire perché tanto va bene. Luminosità e contrasto anche qui. Scuriamo. Queste qua pure, queste e queste, invece no, perché le luci mi sa che sono diverse qua, eh. Mettiamo un po' più di qua, ok, così ci piace. Quindi, no, possiamo unirli sotto, sì, non è un problema. Anche qua il luminosità e contrasto. Ok, abbiamo quest'albero, anche questo lo facciamo qua così scriviamo tutto il suo pacchetto. Però qua volendo possiamo fare così, vedete? Gruppo e scrivi albero 1, ad esempio. Ok? Quindi se io metto qua e faccio luminosità e contrasto, viene applicato nel gruppo, tirando via questo ovviamente, eh? E lo scuriamo anche lui. Ok? Però qui dobbiamo anche eliminare un po' la saturazione perché è troppo oro, tipo. Quindi, ecco, tiriamo via un po' la saturazione, possiamo scurirlo anche qua eventualmente. Anche questo e questo li possiamo unire perché sono una cosa unica, gruppo, albero 2. Luminosità e contrasto, passiamo anche qui, saturazione anche qui, sono troppo rosse, anche gli altri sono troppo rossi, dire il vero. Quindi, dove sono?
queste possiamo unire. Albero 3. Ok. Applichiamo la situazione, la eliminiamo anche qua un po', ok. E per ultimo abbiamo questo qua pure che si possono unire, ma questi però, questo e questo, anche qua albero 4, giusto? Ok, qua vabbè, abbiamo già messo la luminosità prima, vedo così. Tiriamo via la saturazione anche qua. E sono troppo sull'oro questi alberi. Ecco, così già è molto meglio. Ci manca da scurire. Questo l'abbiamo fatto. La bimba e quest'edera qua. Quindi facciamo prima l'edera, perché la bimba e l'edera non possono essere unite insieme assolutamente. Ok. La bambina, lo so che così è un po' lungo, però è così si deve fare. Magari la saturazione anche un po' la bambina la leviamo perché prima appena, ok. Ci manca l'ultima edera, dove sta? Questa qui l'abbiamo fatta. Dove sta? Questa. Ok, abbiamo oscurito il tutto, come potete vedere, eh? C'è uno scopo perché ho oscurito tutto comunque. Ora ci posizioniamo. Anche questo potremmo unirlo, ma no, già unito. Sull'albero qua, cioè sulla luminosità dell'albero qui, pennello nero. Non troppo grande. Anzi, sì, più grande. Qual è questo albero? Questo qua, questo qua non ha molta luce comunque. Facciamolo così. E non ti si bloccare. Scusate, perché qui ho qualche problema.
Thank you.
Thank you.